Benvenuti alla conferenza stampa di Confagricoltura Brescia per la presentazione dei risultati della vendemmia 2020. Qui in sede di Confagricoltura abbiamo il presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli, il presidente di Federdoc Riccardo Tulici Cubastro, nonché titolare dell'omonima azienda agricola, e il presidente della Federazione Regionale di Turismo di Confagricoltura Lombardia Gianluigi Bermercati, anche titolare dell'agriturismo a Rocco di Ume. Collegati ci sono invece il presidente della sezione economica vitivinicola di Confagricoltura Brescia, Giulio Barganò, titolare del museo di Franciacorta, e Andrea Peri, presidente della Federazione Regionale di Prodotto Vitivinicola di Confagricoltura Lombardia, titolare della Peri Bigogno. Saluto anche i colleghi giornalisti collegati. Iniziamo la conferenza stampa dall'intervento del presidente Giovanni Garbelli. Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti, in particolare qui in sede ringrazio Riccardo, l'amico Riccardo, così come Gianluigi Vimercati, i nostri presidenti delle sezioni provinciali e regionali collegati, e voi giornalisti. La conferenza stampa di oggi è per dare qualche dato positivo e per condividere anche con voi quelle che sono le problematiche di un settore importante, sempre più centrale per l'agricoltura bresciana, perché Brescia ormai mi sembra che sia la seconda provincia lombarda come superficie, l'ettaraggio del vigneto è un ettaraggio importante perché abbiamo raggiunto i 6.000 ettari vitati e sono presenti nella nostra provincia 14 vini a denominazione di origine tra i DOC e gli IGT. I dati che presentiamo oggi sono, dal mio punto di vista, positivi per quel che riguarda la parte di campagna del 2020, perché la vitivinicoltura si divide nella parte chiaramente di campagna di produzione, che dipende fondamentalmente dalle dinamiche meteorologiche che sono state particolarmente positive nell'annata 2020, anche se le operazioni di campagna hanno visto grossissime difficoltà, chiaramente come tutte le aziende imprenditoriali, soprattutto nella gestione dei dipendenti. Che hanno raggiunto il loro culmine con il grande lavoro sinergico che abbiamo fatto tra associazioni, quindi Confagricoltura, confrontandoci con la prefettura e il Consorzio Franciacorta per le dinamiche legate soprattutto alla parte della vendemmia, quindi le varie problematiche legate ai dipendenti stagionali che arrivavano dall'estero. La parte invece di produzione di vino e di vendita chiaramente ha subito quelle che sono fondamentalmente le chiusure del canale Horeca, quindi la parte ristoranti e enoteche e tutta la parte, diciamo, che consentiva una vendita al dettaglio, quindi fuori dalla linea dei centri commerciali del vino, che hanno penalizzato fortemente i nostri prodotti che sono fondamentalmente a consumo italiano e sono comunque vini di altissima qualità e quindi vedono in questi settori che sono stati chiusi praticamente i loro principale canale di vendita. Le prospettive che vedremo oggi, che ci diranno i nostri ospiti, lascio a loro chiaramente le considerazioni più di dettaglio, saranno quelle di una ripresa che deve essere innegabilmente legata alla ripresa di tutta la società, che è legata alla risoluzione perlomeno della parte della pandemia, che vedono Confagricoltura Lombardia protagonista di questo accordo che è di questi giorni in fase di definizione con Regione Lombardia per portare le vaccinazioni all'interno delle nostre aziende direttamente, quindi di utilizzare la parte di Confagricoltura e di alcune aziende più significative per dare una mano al sistema paese per la gestione della logistica della parte vaccinale. Riteniamo che, come ormai si dice, è ormai assodato che il piano vaccinale sia la leva fondamentale per ritornare a una parvenza almeno di normalità, che potrebbe, se eseguita in tempi rapidi, consentire di affrontare questa tarda fase della primavera e tutta l'estate, che sono i periodi in cui il consumo dei nostri spumanti, dei nostri vini di altissima qualità, praticamente raggiunge il suo apice, quindi potrebbe salvare questa annata di prospettiva 2021. Una particolare attenzione la stiamo mettendo anche agli agriturismi che sono, e al settore enoturismo, che sono lo sbocco naturale del portare i consumatori a contatto con le nostre aziende, così come stiamo lavorando per risolvere
la problematica legata al sistema rifiuti, che di questa norma, quella 116 del 2020, che è un'anomalia, un grave appesantimento per le nostre aziende, sia vitivinicole sia agrituristiche, che stiamo cercando di risolvere, che è quella fondamentalmente, per dare un esempio emblematico, assimila le bottiglie di vino utilizzate come rifiuto speciale, cosa che non avviene per i normali cittadini, per i ristoranti, per i bar, e quindi riteniamo che questo sia un inutile appesantimento in una fase così complicata. La cura che speriamo il nostro Presidente del Consiglio Draghi, abbiamo assolutamente fiducia nella sua linea, sia quella di spronare l'Europa ad arrivare a un modello molto simile a quello americano, in cui questa cura Biden, cioè di piano vaccinale fortemente deciso e di un'importante iniezione di liquidità nel sistema delle famiglie e delle imprese, potrà consentire a ritornare a una normalità e in prospettiva a dare un ampio spazio a quelle che sono le imprese, perché riteniamo che questo trend positivo degli impianti e delle produzioni possa avere un riscontro positivo quando si tornerà alla normalità, soprattutto anche nei paesi esteri, perché i nostri prodotti sono di altissima qualità. Non mi dilungo oltre. Passiamo la parola al presidente di FederDoc, Riccardo Di Circumbasto, che ci dà magari un'immagine più ampia, più di prospettiva. Dovrò usare questo, però. Ecco. Grazie. Non è facile parlare di un anno come il 2020, soprattutto non è facile parlare del 2020 cercando di immaginare cosa sarà il 2021, visto che non abbiamo la palla di cristallo, e le problematiche che il Presidente ha appena ricordato sono ancora tutte sul tappeto. In fondo siamo ancora qui con la mascherina, e questo sarebbe il meno, ma non sappiamo quando saremo vaccinati, quando potremo riprendere quelle attività un po' più normali, quando potremo e in che modo potremo riprendere le nostre attività anche commerciali e promozionali in maniera usuale, o comunque, se non usuale, almeno poterle fare. Quindi questa complessità va vista con tutti i suoi chiari oscuri. Da una parte, se pensiamo al mercato del vino, abbiamo la crescita delle vendite nella GDO, abbiamo la crescita dell'e-commerce, dall'altra parte abbiamo una sostanziale tenuta dell'export, anche se con un leggero segno negativo del 2,5%, un 2,5% in meno, che va confrontato con il meno 10 dei francesi, che però scontavano anche la questione delle accise imposte dalla precedente amministrazione americana per la questione della Boeing e della consiglieri Airbus italiani e europei. I cileni hanno un meno 7, gli spagnoli hanno un meno 4. Anche in questi numeri, come sempre, perché poi stiamo parlando di medie, c'è sempre di mezzo il famoso pollo di Trigussa, e io ho mangiato e voi no, e quindi le cose si complicano, ma per esempio abbiamo un meno 27% italiano in Cina, e dall'altra parte abbiamo un più 2 in Germania, che è sostanzialmente inatteso, un più 3 negli Stati Uniti, che è figlio ancora una volta probabilmente delle distorsioni create dalle accise di cui parlavo prima. In generale, la categoria più colpita nell'ambito del vino è stata quella degli spumanti, e credo che sia facile capirlo: se si è chiusi in casa c'è meno voglia di fare festa, passatemelo questo termine, ma sicuramente lo scenario è ci vuole fiducia per aprire un bicchiere, bisogna aver voglia di festeggiare. Ci fronteggia, abbiamo davanti la oramai quasi certa abolizione delle tariffe negli Stati Uniti, quindi dal punto di vista vino torneremo a confrontarci negli Stati Uniti con i francesi. La cosa non deve preoccuparci, perché evidentemente il trend positivo del vino italiano in America penso potrà continuare. Sul versante Cina potremo avere per esempio delle chance dovute al blocco che in questo momento sta in qualche modo trovando l'Australia priva del suo mercato cinese. Quindi il fatto che
ci sia questo scontro diretto tra Cina e Australia, in qualche modo potrebbe avvantaggiare noi, anche in questo caso dobbiamo renderci conto però che la Cina è un mercato lontano, andare a sviluppare nuovi mercati in una situazione in cui non si viaggia non è esattamente così semplice, e soprattutto che la Cina ancora ha, e credo che sia un po' nel suo DNA, atteggiamenti di apertura al mercato da una parte, la recente firma dell'accordo bilaterale con l'Europa, che ha incrementato il numero di denominazioni protette, ma dall'altra parte anche adesso un'imposizione di norme che di fatto bloccano le attività promozionali dei consorzi di denominazione in Cina, perché i cinesi stanno chiedendo di aprire degli uffici di rappresentanza in loco per poter meglio controllare queste attività. Quindi anche questo, capite che è una forma di barriera doganale, non sotto forma di accise, non economica, ma occulta. Ci stiamo come federazione, come FederDoc, occupando di questa cosa con il governo nazionale, ma ovviamente anche la nostra federazione europea, che è IFO, European Federation for Foraging Wines, a Bruxelles, si è prontamente attivata. Oggi c'è un primo incontro tra la Commissione e la delegazione cinese a Bruxelles. Speriamo che si possa trovare una soluzione a queste problematiche, che sono, lo dicevamo prima parlando fuori della conferenza, quasi quotidiane nella realtà operativa delle nostre aziende. Il consumo, secondo l'IWSR, che è il grosso centro di ricerca inglese sui mercati del vino, dovrebbe riprendere nel 2021, anche se dobbiamo aspettarci che per tornare ai livelli pre-Covid si debba arrivare al 2024. Quindi vedete che abbiamo di fronte una prospettiva di tempi piuttosto lunghi per poter dire siamo fuori dal problema, ma direi che questo l'avevamo già colto nelle difficoltà anche nazionali. Il consumo nel 2020 a livello mondiale è stimato a meno 9,7%, in volume 9,5% in valore, quindi i valori sono rimasti sostanzialmente stabili e è veramente crollato i consumi. Le tendenze chiave che vengono individuate dall'istituto di ricerca sono e-commerce, l'ho già citato, sono i nuovi formati di packaging, quindi un'attenzione maggiore al bagging box e alla lattina. Bagging box in particolare è in questo momento molto presente sulle tavole dei consumatori nord europei per il suo facile stivaggio, per questioni anche ecologiche di smaltimento e così via, e ovviamente anche di prezzo, non dobbiamo nascondercelo. Oggi molte denominazioni italiane arrivano, per esempio in Scandinavia, il bagging box è una novità alla quale dovremo in qualche modo abituarci. E poi il grande interesse che i consumatori stanno dimostrando non soltanto per i prodotti più salutari, legacy biologico, ma soprattutto per la sostenibilità. Questo ci fa molto piacere, perché la federazione e i consorzi italiani hanno in questi anni investito molto sul concetto di sostenibilità, creando uno standard, si chiama Equalitas a livello nazionale, e soprattutto perché abbiamo pronto, oramai dovrebbe essere questione di giorni o settimane, anche se questo lo dico da qualche mese, un decreto sulla sostenibilità in vitivinicoltura che porterebbe l'Italia ad essere il primo paese ad avere uno standard nazionale sulla sostenibilità, sul quale poi si aggancerebbero le cosiddette best practice o standard più performanti, come potrebbe essere Equalitas. Però se riuscissimo a far uscire questo decreto, mi auguro che il nuovo ministro lo faccia velocemente, saremo veramente il primo paese ad avere un sistema di sostenibilità vitivinicolo a livello nazionale, e questo credo che andrebbe a vantaggio anche della nostra immagine. Prospettive, lo dicevo prima, non è facile oggi fare promozione, ci siamo attrezzati attraverso i canali che anche oggi stiamo utilizzando per questa conferenza. Però un conto è parlare, un conto è assaggiare un bicchiere di vino, è difficile assaggiarlo via Zoom, quindi chi di noi sta facendo queste attività lo fa inviando i campioni presso i nostri consumatori, presso i nostri buyer, presso i giornalisti che vogliono assaggiare i nostri vini, e poi ci colleghiamo.
manca tutto questo l'altro passaggio, che è invece quello della conoscenza del territorio, perché quando parliamo di vino e denominazione parliamo non solo di un prodotto buono, certificato, che ha una sua filiera di produzione, di cui conosciamo tante cose e che ha delle performance importanti, ma parliamo anche di un territorio, e quello eravamo abituati a farglielo vedere invitandoli presso di noi, portandoli a scoprire il territorio, a scoprire non solo le cantine, ma la cucina locale, le tradizioni locali, l'ospitalità locale, tante cose che fanno il contorno del vino e che creano quella sinergia importantissima tra denominazione e il territorio che la esprime, perché il vino a denominazione che ha successo diventa un'economia molto più vasta della singola bottiglia venduta. Non è solo la somma delle bottiglie vendute, ma è tutto quello che il vino comporta in termini di ospitalità, di scoperta del territorio e così via. Come si può fare in queste cose? Stiamo cercando di studiare anche qui sistemi di ripresa, immersione nel territorio. Mancheranno sempre gli odori e i sapori. Io ho fatto in questi giorni dei collegamenti con gli Stati Uniti, con alcuni giornalisti, gli ho presentato le ricette del territorio, sono andato a casa degli chef che di solito ospitano insieme a me queste persone, gli abbiamo fatto le ricette, le abbiamo riprese. Purtroppo non possono assaggiare un manzall'olio, purtroppo non possono assaggiare un pesce del lago di Isea. Ecco, questo credo che continuerà a mancare, almeno nel prossimo futuro. Ovviamente, l'ho già detto, il Green Deal europeo con la sostenibilità, se ci sbrigassimo a far uscire questo decreto e quindi essere operativi già per l'autunno di quest'anno, sarebbe un grande elemento di differenziazione rispetto ai nostri colleghi e concorrenti di tutto il mondo. Le risorse per il vino in qualche modo ci sono state, abbiamo provato a dare ristoro alle aziende in maniera diversificata durante l'anno scorso, devo sottolineare che queste risorse non sono ancora state spese, nonostante le misure siano state prese, questo lo dico con molto dispiacere, i contributi assegnati per la distillazione, la riduzione delle rese e lo stoccaggio sono circa 50 milioni, non è qualcosa che cambia la vita in termini assoluti, ma potevano essere un ristoro per aziende che hanno avuto serie difficoltà, al 31 dicembre dovevano essere pagati, ad oggi non mi risulta che siano state ancora pagate. Questo forse lo dobbiamo denunciare con forza perché è una mancanza ancora una volta del nostro sistema nazionale. Grazie al presidente di Federdot, Riccardo Ciscobastro. Ora passiamo la parola a Giulio Barzanò, che è collegato online, presidente della sezione economica vitivinicola di Confagricoltura Brescia, che ci darà un approfondimento sui dati bresciani della vendemmia 2020. Buongiorno a tutti. Sì, allora il 2020 è stato un anno decisamente piovoso, come abbiamo già anticipato, come ha anticipato il Presidente, è stato un anno non facile in campagna, soprattutto per chi, come tanti in Franciacorta, anche noi siamo in biologico e quindi questa è stata una complicazione superiore che ha visto quindi fare purtroppo più interventi in campagna del solito. In alcune zone per questa piovosità si è manifestata anche un po' di malattia, in altre zone ci sono stati qualche fenomeno grandinigeno, ma nel complesso il bilancio è positivo. Abbiamo oltre il 22% di incremento rispetto all'anno precedente sul vigneto totale del territorio bresciano. Nella fattispecie, che ha performato molto bene, è stata proprio la Franciacorta, con un oltre il 42% di maggior produzione, calcolando che sono aumentati anche quasi di 100 ettari il vigneto Franciacorta. Sicuramente questa è stata anche una situazione che, per quanto riguarda invece la DOP Garda, ha dato comunque anche quella un 20% circa di incremento, mentre che svetta per la sua quantità di prodotto, direi che è anche Capriano del Colle che ha avuto una buona produzione. Nel complesso, tutto questo naturalmente lo si trova ormai anche con i dati definitivi di quello che è la trasformazione in vino.
Tutto questo chiaramente fa piacere, anche se resta vero il fatto che bisognerà vedere come faremo a venderlo, visto che ci sono stati dei cali significativi nel 2020 e anche il 2021, come anticipava Rischio Basto, non depone certo, non ci fa pensare certamente a qualche cosa di particolarmente positivo. Direi che fondamentalmente questi sono i dati. Se vogliamo poi analizzare qualche cosa ulteriormente, altrimenti diciamo che all'incirca è questo. Chiaramente ci sono alcune denominazioni più piccole che soffrono particolarmente, alcune perché sono delle denominazioni di ricaduta, altre perché sono magari un po' più dimenticate, così come appunto fa piacere vedere che Capiano del Colle invece sta abbastanza bene da un punto di vista produttivo. Quello chiaramente dipende anche proprio come è andata la stagione della produzione dell'uva, quindi come quanto ha influito il tempo in quella singola denominazione. Io, se non ci sono domande specifiche, credo di non volervi portare via ulteriormente tempo. Magari lasciamo lo spazio per le domande tutti insieme alla fine. Grazie al Presidente Bardanò. Prima di passare la parola ad Andrea Peri, volevo salutare i Presidenti dei Consorzi di Tutela di Nominazione Bresciana che sono collegati online, i direttori, ovvero il Direttore Andrea Mottarelli del Lugana, il Presidente Maria Grazia Marinelli del Montenetto, il Presidente Claudio Franzoni del Botticino e il Consigliere del Consorzio Valcamonica Gigi Bontempi. Andrea Peri, Presidente della Federazione Regionale di Prodotto Vitivinicola di Confagricoltura Lombardia. Cosa ci racconta rispetto un po' al canale Oreca e alle proposte di intervento che possono essere state fatte sul canale pubblico? Sì, buongiorno a tutti e grazie per la parola. Devo dire che mi sembra che il dottor Ricci Curbastro abbia inquadrato molto bene la situazione del mercato vino che già sappiamo bene, perché non è la prima volta dopo l'avvio della pandemia che ci troviamo a discuterne. Questa volta la novità è trovarci a discuterne alla luce dei dati che appunto Bardanò ha presentato. E sicuramente non posso che risottolineare nuovamente la preoccupazione che il settore e noi imprenditori agricoli abbiamo, chi più chi meno, nel senso che il 2020 potremmo dire che per il nostro settore è quasi, ha rappresentato quasi una rivoluzione, nel senso che ne commentavamo anche durante l'ultima federazione nazionale. E se guardiamo ai dati che anche Ricci Curbastro ha presentato, quindi una leggera flessione sull'export, un aumento delle vendite in GDO e nell'e-commerce. In generale, se guardiamo anche la situazione delle giacenze, per esempio, facciamo inizialmente fatica a comprendere la preoccupazione che noi agricoltori, noi imprenditori agricoli abbiamo della situazione del mercato, nel senso che per esempio le giacenze sono più o meno in linea con quella che è l'andamento delle giacenze annuali degli ultimi anni. Il problema, come dicevo, è che tutto il settore si è completamente rivoluzionato, sono cambiate le abitudini di acquisto, sono cambiati i luoghi di acquisto e i luoghi di consumo, come diceva prima appunto della mancanza forse dello stimolo, dello sprint per poter aprire una bottiglia col tappo a fungo per festeggiare. E c'è anche da dire che ovviamente il grosso delle bottiglie col tappo a fungo sappiamo benissimo che sono utilizzate in una fascia di consumo che è quella che potremmo definire dell'aperitivo e principalmente aperte nel canale appunto Oreca. Quindi la cosa che abbiamo anche sottolineato più volte che in pochissimi mesi noi aziende ci siamo trovate a vedere letteralmente saltare, come si dice brutalmente in gergo, o ridimensionare dei clienti che sono sempre stati clienti importanti, clienti stabili e clienti forti, e parallelamente vedere l'ascesa rapidissima di nuovi player e nuovi operatori che magari presidiando dei segmenti, penso all'Oreca, e penso, scusate, all'e-commerce,
che tutto sommato non avevano mai preso troppo piede per il nostro settore, invece rapidamente si sono, hanno visto scalare le classifiche in quella che è l'importanza che le nostre aziende danno. Quindi sicuramente è un momento di grandissima rivoluzione e, come già dicevamo, di grandissima incertezza per quello che sarà il 2021. Le misure non mancano, è vero, non sono mancate, sono... Il precedente ministro ha, principalmente nella seconda metà del 2020, ha annunciato e presentato diverse iniziative, penso alla riduzione volontaria delle rese, alle misure per lo stoccaggio volontario, alle misure per la distillazione, ma al netto poi delle tempistiche si vede che gran parte dei fondi stanziati per queste misure sono rimasti sul piatto. Quindi un segnale che o l'applicazione delle misure è stata inutilmente resa complessa e quindi c'è stata una difficoltà nell'accedere a queste misure, o nella realtà i valori assegnati a queste misure o le tempistiche dedicate a queste misure hanno fatto a pugni con quello che è la reale necessità delle nostre aziende. Penso alla misura della riduzione volontaria delle rese, che tra una cosa e l'altra doveva prendere avvio praticamente un mese prima dell'inizio della vendemmia in tante delle nostre zone, penso alla Franciacorta o nelle zone dove si fa vendemmia per base spumante, e che ovviamente ha visto una scarsissima adesione, perché ormai insomma il grosso delle spese in campagna si era ormai dovuto affrontare, quindi era difficile l'adesione a questa misura. Stessa cosa per i valori assegnati alla misura della distillazione di crisi, che sono stati valori che hanno visto, l'abbiamo poi letto a livello nazionale, una decisa una riduzione su quella che è l'adesione dell'azienda, che ha lasciato poco più della metà del budget destinato. Noi come federazione, nonostante, come dicevamo, le giacenze non possono essere magari lette come una fortissima crisi di prodotto che fermi in azienda. Parlo di una fotografia nazionale, né? Attenzione, poi l'abbiamo visto, ci sono delle zone che ne hanno risentito decisamente di più e zone che ne hanno decisamente sentito di meno. Si è vista una perdita di valore, quello sì, perché l'aumento delle vendite in GDO ha dietro di sé una svendita o una vendita a prezzi decisamente inferiori di partite di vino sfuso che poi sono andate sul mercato tramite o grazie ai grandi imbottigliatori. Quello che però come impostazione di massima noi come Federazione Nazionale di Confagricoltura vogliamo spingere è principalmente legata a sostenere le misure che vadano a ridurre il prodotto sul mercato. È brutto dirlo in questa sede dove Barzanò ci ha fatto vedere dei dati positivi di crescita, e noi tendenzialmente siamo sempre, come italiani o forse come l'indole dell'agricoltore, in qualche modo siamo pronti a gioire quando vediamo dei dati di crescita, quando per esempio abbiamo visto la conferma dei dati di produzione che quest'anno si è attestata a 49 milioni di ettolitri rispetto ai 47,2-47,3 milioni di ettolitri che si stimavano. I commenti sono stati comunque positivi, perché è bello produrre, è bello avere una resa soddisfacente in campagna. Il problema ovviamente poi è capire come gestirlo e a che valori riuscire a garantire alla commercializzazione di questi prodotti con tutte le difficoltà che abbiamo visto. Quindi sostanzialmente un po' l'impostazione nostra e l'impostazione della federazione, poi confluita nel tavolo di filiera vino, è quello di sostenere o stimolare quanto più possibile le misure che vadano, ripeto, a ridurre o a calmierare la presenza e il volume di prodotto in circolazione. Quindi sostanzialmente le misure di distillazione più che di stoccaggio, perché alla fine si è visto anche confrontandosi con referenti di altre zone, di altre regioni, si può stoccare per dare una risposta congiunturale al mercato, ma prima o poi il vino stoccato torna in circolo. Quindi in qualche modo è meglio cercare di limitare il volume di vino circolante e in qualche modo sostenere la possibilità delle aziende di
posticipare la piantumazione di nuovi vigneti. Parlavamo prima di ettaraggio. Sappiamo che da ormai qualche anno, da quando il sistema dei diritti di rimpianto si è trasformato in autorizzazioni, l'accesso, la dinamica anche dell'acquisizione di nuove autorizzazioni, nuove superfici a vigneto è talvolta un po' problematica. Quindi questo in qualche modo spinge le aziende che hanno in portfolio delle autorizzazioni residue in scadenza, nonostante tutte le difficoltà del mercato, andare a piantare nuovi vigneti, nuova superficie, perché in alternativa il rischio di perdere questi diritti è un rischio che preoccupa molto. Quindi lo scorso anno, a fine dicembre, con il regolamento transitorio si è avuto una proroga delle autorizzazioni in scadenza al 2020. Ci auguriamo e auspichiamo che anche le autorizzazioni in scadenza al 2021 possano ricevere una proroga, in modo da non vedere aziende che corrono ad utilizzare autorizzazioni residue, che non farebbero altro che andare ad aumentare il vino circolante di qui a pochi anni. Quindi ovviamente non possiamo che auspicare una ripresa sana e rapida del canale Ore. Prima di passare la parola, vediamo se riusciamo a ristabilire il contatto con Andrea Peri. Nel frattempo chiedo ai colleghi giornalisti, qualora volessero presentare qualche domanda alla fine della conferenza stampa, di farcelo sapere all'interno della chat, in modo che possiamo poi aprirvi il microfono. Quindi scrivete un messaggio in chat in modo che possiate fare le domande. L'ultimo relatore di questa conferenza stampa è Gianluigi Vimercati, presidente della Federazione Regionale Agriturismi di Confagricoltura Lombardia, che ci darà un po' una visione sull'enoturismo. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io inizio col dare alcuni dati da dove si può comunque evidenziare l'enorme potenziale che ha l'enoturismo. Quindi io sono sempre stato un forte sostenitore dell'abbinamento, del binomio turismo, agricoltura e vino, e questi numeri lo evidenziano. Basta pensare che il turismo italiano vale il 13% del PIL italiano e l'enoturismo vale 2 miliardi e mezzo di euro in Italia. Abbiamo ad oggi circa 15 milioni di enoturisti che valgono il 27% delle vendite, del fatturato delle nostre cantine, e bensì il 36% del fatturato di tutte quelle economie di cui parlava anche l'amico Riccardo, di tutte quelle economie collegate alle cantine e a tutte quelle attività collegate, quindi alle zone legate al vino, agli alberghi, ai ristoranti, alle enoteche, ai bar, e quindi questo fatturato vale il 36% delle economie locali, per un totale di 42 milioni di euro annui in Italia. Quindi questi sicuramente sono dati importanti per capire quanto vale l'enoturismo e che grandi potenzialità ha questo mondo. E anche un turismo, l'enoturista è un turista tendenzialmente che ha una capacità di spesa medio-alta. Oggi l'enoturista spende dai 120 ai 150 euro per vivere un'esperienza legata al vino, e sicuramente sono dei turisti attenti alla qualità del vino, hanno voglia di conoscere tutta la filiera del vino, ma soprattutto vivere delle esperienze legate al mondo delle nostre cantine. Usciamo dal 2020, che abbiamo sentito i dati legati alle bottiglie di vino. Diciamo che il mondo dell'enoturismo si è parzialmente salvato, soprattutto nei mesi estivi, proprio perché l'enoturista ha scelto le nostre cantine, soprattutto quelle bresciane, quindi l'enoturista lombardo, come un turismo di prossimità, quindi vicino. Pensiamo al bacino milanese, tutti i milanesi hanno deciso di scegliere cantine bresciane perché vicine, per vivere un'esperienza all'aperto,
quindi la degustazione in vigna, la passeggiata in vigna, il picnic e soprattutto un'esperienza in sicurezza. Questi dati hanno fatto sì che nei tre mesi estivi, quindi da quando abbiamo riaperto, da giugno fino a quasi autunno inoltrato, fino a metà ottobre, le cantine sono riuscite, hanno avuto una boccata d'ossigeno e sono riuscite a lavorare, diciamo, bene. La sfida di questo 2021-2022 sarà sicuramente per noi cantine cercare di riportare il turista, l'enoturista italiano e l'enoturista straniero nelle nostre cantine. E una cosa che sicuramente questa pandemia, una cosa positiva che questa pandemia ha creato nei nostri territori, soprattutto nelle zone bresciane, nei territori che non erano abituati a fare il turismo, si è visto come se una volta la cantina vicina era vista come un concorrente, alcuni territori hanno capito che fare un lavoro sinergico e in collaborazione con le altre attività economiche ha portato a un aumento sicuramente del fatturato di tutto il territorio. Dal punto di vista normativo, diciamo che anche questa è una cosa fondamentale, la Regione Lombardia, l'assessore Volpi e Confagricoltura hanno lavorato bene insieme. Siamo arrivati lo scorso anno finalmente a regolamentare il settore dell'enoturismo. Ricordo che fino a qualche anno fa una cantina che voleva accogliere in cantina e far degustare i vini doveva per forza avere una licenza agrituristica. Oggi con una semplice scia in comune tutte le cantine possono fare enoturismo e lavorare in piena, finalmente si è arrivati a una sburocratizzazione per svolgere questa attività. Abbiamo tanti agriturismi in provincia che fanno enoturismo. Ricordo che Brescia è la prima provincia lombarda con più di 360 agriturismi su un totale di 1.006, quindi sicuramente, e chiudo, l'enoturismo io spero e sono certo che sarà per tutta la provincia bresciana un'opportunità per ripartire, per rilanciare la prima provincia agricola italiana, che però ricordiamo è stata anche la provincia più colpita da questa maledetta pandemia. Grazie al Presidente Gianluigi Di Mercati. Abbiamo chiuso la parte degli interventi. Passo la parola ai giornalisti se hanno qualche curiosità, qualche domanda da porre. Allora, i dati che ho enunciato prima. Allora, il turismo in generale in Italia vale il 13% del prodotto interno lordo. L'enoturismo italiano ad oggi, quindi con dati del 2020, vale 2 miliardi e mezzo di euro. L'enoturista incide per il 27% sul fatturato delle nostre cantine e per ben il 36% sul fatturato di tutte le economie, diciamo, collegate ai territori vinicoli, quindi bar, ristoranti, enoteche, eccetera, eccetera. Non ci sono altre domande? Se non ci... Andrizzi, Anita. Un attimo. Grazie. No, siamo a posto, quindi chiudiamo questa conferenza stampa. Grazie per aver partecipato e ci vediamo presto. Grazie, arrivederci.